pipa. Io non so se me la sento, ragazzi. Ma siamo sicuri? Cetriolone! Il Veteraxone!
Buonasera ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti nella serie più delirante di sempre di questo canale. Buonasera, io ho sbagliato giusto un livello e ora vado subito. Zap! Oh, ora sì, ero sotto la chat. Signori miei, vi piace questa grafica? Ho fatta io, ho proprio fatta io. Che mi dite? Grazie mille Veterax, grazie mille, veramente delle belle parole, grazie mille Cetriolone. Sto bene, sto bene, sto bene, sto bene. Mi donava la chat in fronte, sì sì, meglio in fronte che in... Allora ragazzi, signori miei, cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo Pokémon Fire Red, ma tutto va male. Quindi ve la do io, la Nuzlocke, la Challenge, la Kaizo, la Sto Kaizo! Ve lo do io, perché qui è la vera impresa impossibile. David Sachs, grazie mille del 18esimo e del nostro Boosting Train che parte per la prima volta stasera. Allora, tutti i Pokémon dei nostri avversari selvatici o allenatori crittano sempre. Hanno sempre l'effetto aggiuntivo. Se sparano gelo raggio, ci congelano. Se noi abbiamo una condizione di status che prevede una percentuale tipo la paralisi, noi da paralizzati prenderemo sempre il rimanere paralizzati. Quindi un po' come paralizzato nostro non attacca. Se il nostro avversario fa doppio team e noi non abbiamo o una accuracy X o aereo assalto, queste mosse che hanno infallibilità, non lo colpiamo. Tutti i cazzo di Pokémon che andiamo a catturare, tutti hanno natura sfavorevole e tutte le IV a zero. È chiaro il concetto? Ah, tutte le mosse che non hanno 100 di accuracy, le nostre, missano. Ciao Pardo, ma chi l'ha fatto sto gioco? Uno che ti vuole veramente male. No, in pratica Gianlu, ho deciso di farlo perché quando Mezza mi ha detto: lo sai che c'è un gioco che prevede questo, 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 questo e questo? La mia risposta e il motivo per il quale lui me l'ha detto è stato il solito, ossia: beh, qual è la novità con il Battle Spot? Cioè, non vedo differenze. Quindi noi, se non ci riusciamo noi, siamo abituati. Quindi non lo so, io non so cosa succede. Io non l'ho provata questa ROM. L'hanno provata Mezza, Mauro, Xella. Hanno fatto qualche test giusto per testare qualcosina prima di portarvelo. Io non so onestamente. No, questa è Nuzlocke, non è proprio fattibile per me. Quindi ovviamente non è cioè, qui non ci sono regole autoimposte, è proprio il gioco. È chiaro? Quindi qui cerchiamo di fare questa impresa impossibile, questa Pardlock, e vediamo. Ok? Qualcuno è mai riuscito a finirlo? Non lo so. In tal caso, record mondiale. Ma detto questo, ciao Bero, buonasera. Se perdi restarti... Allora no, io ho messo tentativi. Perché se perdo restarto, qui perderemo a nastro, ragazzi, cioè... Capiterà che tu magari una volta becchi quello e fa doppio team. Cioè, sennò vi faccio due coglioni così. Qui non è che abbiamo randomizzazioni, eccetera, varie. C'è proprio solo l'RNG a sfavore. Questo è Pardo versus RNG. Cioè, la sfiga continua. È stato un lapsus. È vero, è bellissimo. Ci stava. Allora, nel mentre, boostiamo un po' sto Boosting Train, facciamolo arrivare almeno a livello 2-3 oggi. Oggi ve lo chiedo esplicitamente, perché vorrei tanta visibilità, dato che è il primo episodio di questa serie. E quindi con il Boost Train, con questa sua nuova particolarità, ce la potremo garantire comprandocela, detto questo. Allora, signori miei, io con il vostro Flashet comincerei. Mods, se riuscite, fate un punto esclamativo regole, perché io ho messo la slide, però con la slide di quello che succede, dov'è? Qui. Però
magari chi arriva dopo o chi non ha voglia di legge. Punto esclamativo, regole uguale, leggi le slide, sarebbe meraviglioso. Signori, comincio ufficialmente la nostra cavalcata. Io non so Deva, regala 5 abbonamenti e io lo ringrazio perché ci traghetta a livello 2. Grazie mille, Deva. Tra l'altro ci sono i subs in sconto, sia da fare in prima persona sia regalati. Ma io ringrazio ovviamente Deva che mette mano al portafoglio per supportarci, e grazie al Boosting Train, regalare anche visibilità alla serie. Grazie mille. Buonasera in Fash. Budello, grazie mille, Budello. Cazzo, non ho messo in grafica quanti abbonamenti abbiamo. Are you a boy or a girl? Decidetelo voi, ragazzi. Non vedo possibilità di vittoria. Pippa. Sei una pippa. Boy, girl, girl, liquid. Ciao, Doc. Sondaggio per lo starter. Starter, io... Noi qui, ragazzi, abbiamo delle scelte abbastanza forzate. Io avrei una scelta. Potenzialmente dovremmo fare il buon Zard, perché è quello più adatto. Cioè, fare Venusaur in una serie come questa... Non lo so, Rick, non lo so. Comunque, andiamo di girl. Moghe ne regala 10. Vi piace l'idea, raga? Grazie mille. Grazie mille, Moghe. Primo stipendio da dipendente pubblico, non potevo ricambiare ciò che fece Toon l'anno scorso accogliendomi nella community prima che avessi il tempo materiale per abbonarmi manualmente. Che bellezza quando il bene genera bene. Io ti ringrazio, Budello, e ringrazio anche la Divina Provvidenza che ha messo come dipendente pubblico una brava persona come te. Quindi grazie mille, grazie mille. Allora, grazie Moghe, grazie mille veramente. Chiamala Pippa o Siuski? De Pippa è un po' brutto. Cioè, chiamala Pippa è... brutto. Pardo, pensa che è divertente vedere un povero Cristo resettare sempre e giocare sempre lo stesso percorso. Vabbè, se ho gusti. Nel senso, io... Non critico. Questa è una vostra opinione. Che, nel senso, collima con la mia, ma sono gusti. Ciao Eddino, Siuska? O la chiamiamo Eddina? No, Eddina. Vabbè, ma chiamiamola Pippa, cioè, voglio dire, anche... Mi sembra offensivo, no? Pippa. Pippa! Direi azzecca adesso. Grazie mille, Matt. È la maglia giusta per un'impresa impossibile come quella che chiaramente ci apprestiamo a fare. Vabbè, l'avversario, raga. L'avversario in questo gioco lo dobbiamo chiamare così. Rengino Migasa. Bravissimo. Bravissimo. Rengino. Rengino, no, ha ragione Jack. Rengino, raga. Io non so cosa potrà nascere da questa serie, ragazzi. Ci sono regole aggiuntive oltre alla follia dell'Axe? No, Gotto, perché altrimenti se no è impossibile. Anzi, ragazzi, noi dovremmo utilizzare molti strumenti. Dovremmo utilizzare chiaramente gli oggetti X non appena riusciremo a mettervi le mani magari ad Azzurropoli, ma non sarà così facile per un semplice motivo. Mezza mi ha fatto riflettere su una cosina. Palestra di Lieutenant Surge. Terza palestra. Ci sono i Pokémon che ti paralizzano e te sei da paralizzato non attacchi. E hanno doppio team. Quindi ci smat... Cioè... Dice Mezza che è arrivata a Koga ma è una fatica. Raga, noi ci proviamo. Allora, Pippa accende. Vediamo se c'è sempre... Sì, c'è la pozione. Allora,
foglia. Andiamo a sistemare subito le opzioni V. Fast e... Allora, secondo me è già tanto sopravvivere al bosco smeraldo. Può essere che sia così, caro amico. Già, come vedrete, la prima battaglia dello starter leva la possibilità di cambiare Pokémon in battaglia. No, Ciccio, questa non è una Nuzlocke. Direi che ha delle regole che nessuna Nuzlocke può, come dire, raggiungere. No, non c'è niente di più difficile di questo, ragazzi. Ciao Cassi! È rosso fuoco, ma tutto va male. Lo ripeto per chi si fosse appena collegato. In questa speciale versione, noi abbiamo gli avversari selvatici e non allenatori, Team Rocket, eccetera, che crittano sempre. Le mosse che non hanno 100 di accuracy nostre, che hanno 95, missano sempre. I Pokémon avversari, le mosse dei Pokémon avversari hanno sempre l'effetto aggiuntivo. Grazie mille Tommy per il regalato che ci porta al 96 di livello 3, a una sub da livello 4. Grazie mille. Mosse come doppio team dell'avversario fanno sì che noi non si attacchi mai. La paralisi, il congelamento, non ci scongeleremo mai e rimarremo sempre paralizzati. Non so se... In pratica il Battlespot, esatto, cioè in pratica la nostra vita, per quello dobbiamo fare. Tutto va male in termini di luck. È proprio forzatamente tutto va male. E io non posso crittare, immagino. E tutti i Pokémon che catturiamo hanno IV a 0 e natura sfavorevole. Tutti. È chiaro? Ti vuoi proprio male. L'ho voluto portare proprio per questa, no? Questa cosa. Allora, ragazzi, dobbiamo studiarla un po' insieme. Nel senso, Bulbasaur, che poi diventerà Venusaur, è difficile. Perché per noi diventa veramente... Cioè, dobbiamo, come dire, giocare con uno stile aggressivo. Allora, azione in questo gioco a 100 di accuracy, è fatta apposta, perché se no uno può scegliere soltanto Charmander, ok? Però considerate che Bulbasaur, come ci dice Mezzavilla, noi dobbiamo riflettere in maniera diversa. Non possiamo usare Leech Seed, non possiamo usare Sleep Powder, non possiamo usare un cazzo. Quindi dobbiamo anche pensare, tipo Blastoise, non potremo usare Idropompa, solo Surf, ma ce l'avremo troppo in là. Io sarei per Charmander. Non lo so. Cioè, mi sembra la scelta, ragioniamo insieme, più come batti Brock con Charmander. Non lo so. Ragazzi, forse non avete capito. Sarà la morte questa serie. Dovremmo volta a volta trovare insieme soluzioni. Io vi dico anche un'altra cosa. Se mai ci arriveremo, non penso, ai Super 4, cioè, dovremmo mettere un Pokémon con Sunny Day, sennò ci condannano sempre. Comunque. Ah, e i danni? Noi prendiamo sempre Min Roll. Sempre. No, non so se è chiaro il concetto. Ferraltilia è il 95. Appunto. Non attaccheremo con Ferraltilia. Charizard può imparare Aerea Assalto. Sì, questa cosa... Sì, anche Minroll. Tutto ciò che è RNG competitivo, dall'accuracy alle percentuali, è negativo. Ecco perché vi porto questa ROM, ragazzi. Perché siamo in topic. Campagna Pokémon, difficoltà Pardini. Esatto, operazione. Gamberone, Squirtle ti aiuta contro Brock. Soisius, prendi Char e Mankey, un colpo basso. Max turni di sleep, esatto, se ci paralizzano non attacchiamo mai. L'antifona è quella. Noi non crittiamo mai. Che si fa? Mi date il plushet per fare Zard? Ah, i turni di sleep qui sono 5, ci dice Mezzavilla. E noi ovviamente
ne prenderemo ben 5. Esattamente, ragazzi. Si prova Zard? Soprannome, quello glielo possiamo dare. Vai, forza, soprannome è tutto vostro. E Pimpa 1. No, no, dai. Forza. Moderatori again? Non lo so, vediamo se mi tirano fuori una lore. Allora, mi dovete tirare fuori una lore per i nick. Mi dovete tirare fuori una lore per i nick. E casti. Ci potrebbe stare. Rinia. Francesco Dotti, bellissimo. Allora, difficile? È difficile, ragazzi. Veramente difficile. Presidente? Allora, mi state suggerendo la lore degli streamer. Ho visto Gravier con la roba là. Pungico! Boh, bello, davvero! No, non merita. Teniamo conto che è una femmina. Non lo so, ragazzi. Pungica. Dandella. Dandella mi garba. Dandella mi garba. Opinioni su Dandella? Anche Xella mi piace. Posso chiamarlo? Posso chiamarla Xella? Ragazzi, per favore. Posso chiamarla Xella? Dai, dai. Xella o Xellina? Xellina. Vai. Xellina direi che ci sta. Allora, siete pronti alla prima lotta? Al nostro battezzo del fuego? Pronti, eh? Grazie mille, Noemi, per i follows. Grazie mille, raga. Io non so se la voglio fare. Non so se la voglio fare. Andiamo a vedere la nostra Xellina. Asti. Vabbè, ma Asti in realtà non è malvagio, eh. Asti è più velocità e meno difesa speciale. Abbiamo tutte le IV a zero, come potete vedere. Mamma mia, è schifo. Allora, la prima lotta ovviamente non la vinceremo mai, nemmeno dipinti, perché prenderemo due crit, ciao. Sì, meno difesa speciale è fantastico. Bene, adesso vi faccio capire all'atto pratico la situazione. Vedila così, dopo questa serie sarai totalmente indifferente all'Axe in Battle. Sì, infatti è una terapia d'urto questa. Vabbè, qui mi spiega le varie cose. Bene. Bene, ragazzi. Questo è per farvi capire.
Ma fin lì uno potrebbe dire, vabbè, dai, è il primo. Vedrete che... Ma è impossibile, sì. È difficilissimo. È veramente difficilissimo, ragazzi. Io comincerò a segnare i tentativi dalla prossima, perché questa è proprio non è fattibile, va bene? Nuzlocke finito, esatto. Qui tutte le volte che moriremo, io segnerò il su, ok? Da adesso in avanti, perché questo è proprio non è proprio fattibile. Ma non finite di sorprendervi, signori. Bene. Avete capito la situazione? Ce la faremo, ragazzi. Ce la faremo. Si ride per non perdere. È il battle spot. Io ve l'avevo detto che avrei portato una serie senza precedenti, che in realtà ha precedenti quotidiani nel nostro battle spot. Porca troia, PG al 2, via. Via. Come Felli Verrare. Sto andando al centro Pokémon, ragazzi. Pardo, tanti applausi per questa serie. Grazie mille, Swampert. Allora, gran parte degli applausi, all'incirca il 98%, va a mezza per averla scovata e avermela proposta, perché mi ha detto, guarda, è una serie uguale alle tue serie di live di Battlespot. E io, in che senso, scusa? Ma guarda, ti crittano sempre. Potevi andare alla mamma a curarti? No, preferisco qui. Mi fido di più. Preferisco la scienza all'omeopatia. Allora, no, in realtà possiamo livellare. Se troviamo, ecco, lui è al 4, non possiamo, dobbiamo telare tipo subito. Attenzione. E che cazzo, me li puoi dare al 2? Ragazzi, io voglio che ci siate per me nei momenti importanti. E la prima kill di questo Charmander, la prima kill di Xellina, merita che voi ci siate. Però che cazzo, eh? Puoi fare colpo coda? Attenzione! Ho avuto l'illuminazione! Oh, ragazzi! I primi 24 punti di esperienza non si dimenticano mai. PG è sgravo, ragazzi. Perché PG attacca. Dobbiamo prendere Rattata. Sudati o un suicidio a basket, sì. Al 2 forse ce la possiamo fare. Cazzo, ci fa 9. Guardiamo se mi roba. Ah no, che stupido. Non ci pensavo a questa cosa. Bene. Quindi qui 1. Ce la faremo, ragazzi. Ciao Xella, sì, sei già morto.
Fra Vaisi di Meta, Potre Cacuno e Bosco Smeraldo, sì, è la soluzione. Infatti andiamo a portare la lettera per ad hoc. Il counter tentativi arriva alle 7 cifre. È probabile. Allora, calma ragazzi. Prendi il pacco di Hawk prima, non suona così bene. Sono d'accordo con voi. Io ci provo, raga. Attenzione. Attenzione, Attenzione, ragazzi. Qui ci potrebbe scappare addirittura un livello 6. Attenzione. Punto esclamativo giveaway. Già che ci siamo. Un gioco gratis su Instant Gaming. Uelà. Anche senza danni, ragazzi, ma di cosa stiamo dicendo? Perfect. Oh, Pippa. Pippa. Ciao Asuya, siamo al 6. Bolla ci droppa sempre speed, esatto. Io infatti sono molto preoccupato dagli effetti aggiuntivi, vi dico la verità. Cioè a me più che i crit, che comunque, come dire, saranno decisamente segnanti della nostra esperienza di gioco. Abbiamo bisogno di safeguard, Spade, sì. Forza antica si busta sempre. Qui non mi conviene neanche provarci. Io non posso crittare, ovviamente. È una percentuale che dovrei prendere, giusto il crit? Ecco. Allora, considerate che io non critto e mi inrollo sempre. Loro hanno 100... Ragazzi, qual è il caso peggiore... Che l'avversario colpisca, faccia crit e effetto aggiuntivo. Ecco, loro fanno tutto ciò. È chiaro? Ma infatti Noah, non vedo differenza con le normali. No, raga, non è il banalissimo Radical Red o lo Stokaizo di turno. È una roba unica che io non ho mai visto portare su Twitch Italia. Presumo che noi si sia i primi. Secondo me di una lunga serie, perché questa è una roba troppo, troppo bella. Vai dal vecchino che ti mostra come catturare un po'. Sì, vorrei però... Vorrei fare livello 7, ragazzi. Esageriamo? Esageriamo. Livello 4. Non so se ce lo possiamo permettere. Non ce lo possiamo permettere. Abisso entra sempre, esatto. Per Forcorno di Nidoking entra sempre. Degli avversari, ovviamente. Noi mai. Rischiamo. Magari fate il whip. Ghigliottina. Ok. Ragazzi, non so come, ma siamo a livello 7. E abbiamo Bavaceve. Abbiamo max rollato il min roll, esatto, Suya.
Se fai profumino, hit the sleep powder. Sì, perché la porti di precisione sopra i 100. No, ma la macchina del calcolo RNG è fatta bene. Quindi posso usare solo mosse da 100. Esatto. Xellina e natura asti. Più velocità, meno difesa speciale. Ciao Dartrix. Leggi che c'è scritto qui, Dartrix. Addirittura due hit siamo. Ma che dici, oh? Nessun problema, Dartrix. È scritto un po' piccolo, ci stava che tu potessi non aver notato. Porca troia. Solo Tackle ha accuracy maggiorata per permettere di poter chiaramente giocare anche gli altri starter, che sennò partirebbero con una mossa che fallisce sempre, quindi impossibilità di livellare. Cattura dimezzata, ragazzi. Ciao Wesker, bentornato. Impossibile livellare. Buonasera. Mala. Ciao Mala. Dobbiamo andare a catturare Mankey, ragazzi. Lo mio lo speedrunniamo, eh. Non lo so i regi qui che catch rate hanno, raga. Non ne ho la più palese. Allora, prima di andare nel percorso a sinistra, livelliamo, tipo arriviamo almeno all'8. Ma fai anche 9. Addirittura il one hit, raga, ma che dici? Facciamo una cosa. Parte no, dobbiamo usare ogni... Qui non dobbiamo assolutamente avere fretta nell'usare le pozioni. Dobbiamo... Quella pozione lì sarà preziosa. Non usiamola. Anche ora per... Beh, livelli a 2 che li squagliamo di braciere. Allora, ora secondo me potremmo andare, esatto, oggetti con tanta parsimonia. Dobbiamo andare a catturare Mankey, ragazzi, che è fenomenale. Contro Brock. Esatto, Philibert, bravo. La pardimonia. Volevo vedere se noi killavamo quello al 3. Ancora no. Ah, quelli al 2 uccidiamoli. Dopodiché andiamo a rifiutare tutto. Allora, Scizor, sì, una questione sarà appunto proprio la gestione dei soldi. Cazzo, al 5. Mi tira un gollettone, ma ammazza. Stavo per dire, fra me e me,
lo posso bruciare? No. Sì, Darkrai. Nome. Nome. Questo probabilmente è Modest. Perché hanno anche nature sfavorevoli. Tutto ciò che può essere sbagliato, ce l'abbiamo. E ragazzi, è un handicap match continuo. Cioè, non... Perché Axo, poverino. Allora, Mankey, Monkey Mankey. Minchia, non mi sembra proprio il caso. Curioso, ma non... no, no. Potassium Zero. Diventa Primeape. È vero, giochiamo anche sul Primeape. Punto esclamativo Primeape. Mara? No, povero Mara. Non potrei mai. Tongsei? Vabbè. Accetto. Accetto. Guardate. Bold. Più difesa, meno attacco. Yeah! Nice. Sono fatte apposta, ragazzi. Le nature sono nature sfavorevole. Voi pensate che lui è passato in natura da crittare sempre a essere sempre crittato. Cioè, stava meglio prima, no? Cazzarola. Via, perché lui ci ha beccata. Attenzione, Lotta fra scimmie. Bravo. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Porca troia. Stavo per dire, ma non è che sfiga ci ha criltati. Non ci sono ancora abituato. Non l'ho fatto io a Rupoppo. Ecco, adesso ci conviene andare a livellare di qua perché siamo più vicini al centro Pokémon. All'inizio, chiaro, dobbiamo dare una piccola livellatina, se no... Vi ricordo mosse le nostre che devono avere 100% accuracy, perché se no... Nel bosco dei Kakuna Metapod livelli che è un piacere, lo so, però io ho paura a trovare... Va bene, dai, andiamo al bosco.
Andiamo al bosco, raga. È veramente una roba difficile o no? Quindi basta un Pokémon con doppio team e si perde. Esatto, Nick. Hai capito. In questa gen il danno è doppio del crit. Non è una volta e mezzo. Questa è una vera e propria run delle bestemmie, ragazzi. Punto. Le uniche mosse infallibili che ho, Frankie, sono quelle che hanno 100% accuracy di loro. Sì, Luca, infatti, quando arriveremo a Azzurropoli dobbiamo comprare un sacco di strumenti X. Peraltro sarà la... dire, l'unica volta in vita mia che lo giocherò, che li comprerò quegli strumenti, quindi finalmente ne capiremo l'utilità, per aumentarci la cura, sì, perché se no quando troviamo quello che ci fa doppio team, hai perso. Esatto, Maurone, ma è una terapia d'urto. Il rassalto mantiene l'effetto anche con l'illusione aumentata, esatto, perché non è l'illusione aumentata, è proprio infallibile. È Dodrio Comete, raga. C'è ragione, ma metti che crittano. Io voglio metterlo qui. Oh. Ciao Shaggy, buonasera, buonasera a tutti. Avvelenano sempre. Certo, ragazzi. L'unico Pokémon in questo gioco con Battle Armor è Kabutops, ma è la seconda abilità, quindi al Monte Luna va preso Domo Fossile. Sei sicuro? Cioè, è la seconda anche se... cioè, non penso sia... la fortuna che quantomeno che piglia mosche riusciamo a... però vedete, cioè, saliamo tutto di uno. Ma il freeze quanto dura? Infinito. Ragazzi, dobbiamo garantirci un... sonno e confusion infiniti? Confusion non lo so, la para lo è. Vediamo se si trova Metapod. Lo vanno anche trovati. Io vorrei fare onestamente livello 4 con lui. Livello... mi conviene fare così. Abisso infallibile. Yes, ragazzi. Troppo forte. Madonna. Troppo forte, dobbiamo andare via. Caterpie, troppo forte per noi. Livella Mankey con Kakuna e Metapod. Se li trovo. Low kick. Ecco, questa cosa ci fa godere. Non mi ricordo quali allenatori in questo bosco hanno hanno Metapod. È la Pardini mod, T-Rex. Esatto, benvenuto.
Sì, lo chicca a 100. Fortunatamente. Cioè, se io provo a fare Mankey... al 7. No, vabbè, vediamo se non fa veleno spina. Perché se fa veleno spina, olè, olè. Ecco, Kakuna mi fa solo rafforzatore. Buono. Le mosse one hit, ragazzi. Allora, il gioco è lineare nella sua semplicità. Non ha modifiche di nessun genere. Non c'è randomizzazione o coso che si evolve e diventa quello che non ha mosse che può avere, bla 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 bla. No, è un gioco Pokémon normalissimo, solo che le percentuali sono negative. Ossia, la domanda che vi dovete fare è: questa mossa ha un effetto aggiuntivo? Normalmente sì, l'avversario la prende. C'è una percentuale che io possa non attaccare rimanendo paralizzati? Sì. Quant'è? 25. Vabbè, qui è 100. Quindi se ti paralizzano, non attacchi. C'è una percentuale che io possa non riuscire a colpire il mio avversario che ha appena fatto doppio team? Sì. Bene, la prendi. È così. È la mia modalità. Godo, Tonksey. Io non ve lo vorrei dire, ma... sì, ragazzi, non è una Nuzlocke. Anche perché fare questo gioco in Nuzlocke non è possibile. Testato scientificamente. Quindi, cioè, anche perché direi che, come dire, quanto a... quanta difficoltà, mi sembra già, no? Abbastanza, insomma. Se si scappa da Caterpie livello 4, per farvi capire. Gli strumenti vanno usati, per forza. Cioè, non è possibile fare altrimenti. Ma non è difficile, è noioso, proprio non è possibile. Quindi Muta non ti cura mai? Ninni, risponditi. Muta si attiva sempre dopo un tot di turni o si attiva se, diciamo, devi prendere una percentuale per il determinato turno? Devo prendere una percentuale. Allora non si attiva. Io non critto. Io non posso crittare in questo gioco. Inoltre, i danni che facciamo sono calcolati al minimo. E i Pokémon che catturiamo hanno natura che cala la loro migliore statistica base e hanno tutte le IV a zero. È, come dice esattamente Shaggy, nella sua semplicità il gioco più difficile che uno possa fare. Cioè, non c'è Nuzlocke che tenga a questo. Ciao Simone! Grazie del ventesimo, ragazzi. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Io stasera voglio tanti nuovi abbonati. Proprio nuovi. Voglio vedere i primi mesi, come si suol dire. Per l'idea, la realizzazione. Per il coraggio, soprattutto. Ciao, amore. Questo è un gioco che non riusciresti a fare neanche te. No, non fare così come per dire, no, in realtà ce la farei. Allora. Quella quotidiana non mi bastava, esatto. Anche Francesca, che sta sentendo le mie spiegazioni, ha appena detto: tanto quella quotidiana non ti bastava. Esatto, amore. No, infatti, avete sentito cosa ha detto? No, ma infatti la facciamo apposta, perché è una terapia d'urto per poi, quando andiamo in Battlespot, che non ci crittano tutti i turni e noi siamo contenti. Hai già in mente il team? No, perché l'idea è farlo insieme a voi, raga. Ma non per finto spirito di coinvolgimento, ma perché
ho bisogno, cioè, se non ci ragioniamo bene, non si va avanti. Federico Topi, vai su Pumpling e prenditela. Che ci vuole? Ecco, tipo qui dobbiamo approfittare. Io accelero qua, eh. Perché chiaramente lui lo... Andiamo, cioè non può fare altro. Se non perdere tempo e non ci si annoia. Francesca rompe il gioco e critta. Sarebbe meraviglioso, nonché plausibile. Vieni via. Qui bisognerà un po' variarlo probabilmente il team, perché bisognerà anche... Ecco, tipo questo. A saperlo, era bellino fasselo subito con Tonksy. Non ti puoi incazzare, lo dici te. Pensa a quando avremo matematicamente vinto qualcosa e tipo beccheremo quello con a casissimo doppio team. Si può crittare solo se dice mezza, se portiamo il crit rate al 100%. No, al 7 non lo batto mai. Questa aiuta a vincere i mondiali. Infatti, ragazzi, è una terapia. Questa ROM me l'ha prescritta il mio terapista. Dai, ovvio, avevo promesso qualcosa di diverso. Mi ha appena scritto Alberto Gini su WhatsApp dicendomi che lo commuove vedermi con Mankey. Ciao Albi. Lo devo chiamare Albi. No, Amaro, riposo, non ti dimenticare come funziona. Riposo deve dormire proprio per funzionamento della mossa due turni. Vabbè, via, dai, tanto questo fai nella vita. Questi sono tanti punticini per il nostro Mankey, eh. Vado se live fino alle 21, sì, meno qualche minuto, Rob. Comunque a me mi solletica molto, questa serie, questa... mi garba. Pardo, lo riporterai Albertone Gini sul canale? Ma volentieri, ragazzi. Io lo sapete, non è che sono geloso. Ci sono Pokémon con Hunger Point. Cazzo, hai ragionissima, Chunchunmaru. Googlatemela un po' sta cosa. Sei un genio, Chunchunmaru. Primeape dovrebbe averla. Però ha ragione Maurone. Anche a me sembra di sesta, lo sapete, raga. O di quarta addirittura. Di quarta. Niente. Chunchunmaru bocciato. Ippa. Allora, ragazzi, qui l'abbiamo anche passato. Parapam pam pam parapam pam pam parapam pam palle. Dai, first try a Brock. Per me sei pronto. Mezza, per me mai nella vita. Guardate che merda mezza che vuole che vada a perdere da Brock. Va bene, mezza. Va bene, mezza. Andiamo a perdere da Brock. È che vado a perdere e mi mangio soldi. Vai dal rivale. Non so se ce la facciamo. Rivale mi scoppia anche così, ragazzi. Cioè, ricordatevi anche di bolla.
super efficace che critta, io ho meno di vita speciale. Allora, compriamo immediatamente, direi, altre due pozioni. E poi bisogna prendere un po' tutto. Soprattutto direi Paralyze Heal. Prendiamo anche Ball, raga. Che poi bisognerà catturare qualcosa. Quindi se un avversario usa Bora, non fallisce, mi critta e mi congela. Mi dici la differenza al Battle Spot? Vedi? Vedi? Io pensavo di farcela. Crit, poison, avvelenamento, niente. Io non penso che noi si sia pronti per Brock, vi dico la verità. Questa è Pokémon Rosso Fuoco Pardini, Kitty Staff, esatto. Proprio così. E che Kaizo. Io sto Mankey lo devo livellare. Low kick. Ah! Però fermi. No, clean, non c'è un level cap. Starà al nostro buon senso mantenere un level cap al mezzo fra il fattibile e il divertente. Sì, Mara, sarà rovinato. Ciao amore. Ecco, lui al 3 dovrebbe morire da low kick. Dovrebbe essere un leveling easy. Ciao Seba! Bentornato, grazie del secondo. Grazie mille, ragazzi. Scusatemi se sono venale, ma è mia anche esigenza e dovere di streamer vedere crescere la nostra piccola creaturina, nonché il canale, appunto. Vi ricordo che c'è ancora, per precisamente oggi e altri due giorni, il Subtember. Quindi avete gli abbonamenti ridotti. E anche gli abbonamenti regalati hanno il 25% di sconto. Quindi se volete supportarci o attivamente in prima persona, o magari già siete abbonati e volete andare oltre, regalando avete anche lo sconto. Sì, dovremmo probabilmente, Moro in the Bush, dotarci anche di determinati Pokémon che abbiano delle abilità che possono in qualche maniera andarci un po' a parare, no? Dall'Axe, quindi tipo Venomoth. Però mi sembra siano abilità di quinta. Grazie, Daddo, sei un tesoro. Dai, lui livello 2, cazzo. Ce la faremo? Cioè, un Pidgey livello 2 ti fa azione, ti fa 9 PS. Infatti, non pigli nulla d'esperienza. Via, Pidgey livello 5. Dust Shield di terza. Allora... allora, il problema è che poi è Venomoth, ecco, però... Ciao Fabio, sì, ci sarò a Lucca, ci sarò a Games Week, non vedo l'ora di incontrarvi, numerosi, come già vi ho incontrato a Salerno, ragazzi, ve l'avevo promesso prima della pandemia, che quando poi sarebbe stato possibile,
avrei girato un sacco per cercare di stare in contatto. Non ha un nome, Sharp, siccome è una roba estremamente... Non ha un nome. Ha fatto uno youtuber americano, mi sembra, mezza. Non lo so, chiedete a mezza, ragazzi. Allora, Tonksy 9 e lui 13. Ma è il gran godo. Metal Claw, che non possiamo usare. Che mi sembra non abbia 100 di accuracy. ...95, quindi missa. Come non averla? Che bellezza! Sì, smollante, scusate. Ora che me l'avete detto, davvero a me. Sium. Anche 15 alla volta, ci sta una vita. Ora si va a fare Sium da Brock, ragazzi. Ciao Barile! Io ci sarò tutti i giorni, ragazzi. Ma il rivale non è fattibile, Maurone. Boh, andiamo a provare, ragazzi. Ero qui che pensavo, se burnassimo non lo puoi fare. Esatto, Delico. No, tuo nonno qui aveva 100, ragazzi. Oh! Ecco, io ora non attacco più. È chiaro il concetto? Io ora ho la cura si giù, misso sempre. Vediamo se... Se lui attacca, io poi l'ammazzo lì. Appena mi ammazza Mankey, entro di... È che io non volevo perdere Mankey, perché è una buona occasione per fargli prendere punti. Vediamo se azzecco un turno dove lui fa non send attack. Noi dobbiamo non buttare via... Allora, intanto abbiamo battuto lui, che era assolutamente improbabile, ma... Non ce la facciamo mai nella vita contro Brock.
Ma proprio never in the life, ragazzi. Diamo una livellatina in, raga. Ecco, lui al 5 è buono, perché sono punticini. Maurone, sì, Karate Chop, però Low Kick è meglio, perché ha più potente contro Onix. Che cazzo di danni si... Pazzesco, eh. Sì, Steppo, posso curarmi. Non è una Nuzlocke. Questa versione di gioco fatta in Nuzlocke non è possibile. È per quello che mi piace. Perché è un gioco impossibile senza, senza essere una Nuzlocke. Dimmi, mezza. Neanche Diego Mace. Comunque stiamo lavorando a delle anche migliorie dal punto di vista della serie, per permettervi di interagire con la... poi se ne parla. Dai, comunque con un po' di olio di gomito, ma buono lui al 3. Io sono molto curioso di vedere Brock, se riusciamo a combinare. Ecco, ti sembra il pezzo di Loia, per esempio. Crit e roba. Allora, siccome ora do un'accelerata prepotente, metto un attimo la musica da playlist. Si fa l'11. Se no si rischia di far l'11. Inteso d'orario. Mamma mia! Ragazzi, guardate mezza come terrorizza il nostro Maurone. Streamshot. Va bene, Topino, guarda. Mi fai una pippa. Pippa. Raga, secondo voi siamo prematuri? Karate Chop. Non penso, Gianlu. Non penso lo si trovi. Chiedi a mezza. Io quando non so una cosa, ragazzi, chiedo a mezza, ma anche proprio sulla vita. E lui generalmente sa tutto. Lui ce l'ha al 12. E io mi ricordavo 14 addirittura, ma forse ricordo male. Facciamo una cosa, mettiamo Karate Chop prima. Io mi ricordavo Geodude e... E lui e Onix al 14.
Boh, ora li squaglia tutti se Dio vuole. Solo da... Dai, facciamo che al 12 secondo me ce la possiamo fare. Più o meno. Send attack, non si attacca più. Via, Xellino. Che poi cazzo c'è quel problema lì. Cioè, se quello ci fa send attack... Ma? Boh, vabbè, si starà a vedere, ragazzi. Noi si prova. 12. It's Brock time. Non posso togliere le animazioni, Manzu. È vero che si fa più veloce, ma... Siamo in live. Vi devo in qualche maniera intrattenere, o no? Allora. Shock. Già lui al 12. Non so se qui abbiamo più base power. Con karate o con low kick. Probabilmente con low kick. No, mi si faceva di più con karate. Boni, boni, che lui è tordo. Esatto, squalo. Karate c'ho può crittare. No. Su Onix sono quasi sicuro low kick. È un bel danno. Se tu solo me la reggessi. Ah no, è vero. C'è il crit. Gian, lui ti voglio bene, ma se lui mi tira Rock Tomb e Critta, ragazzi... Nice! Ole! E qui siamo a tentativi 2! Bene! Next! Pippa. Pippa. Scurried to Pokémon Center, protecting the exhausted and fed Pokémon from further harm. E ci abbiamo lasciato anche dei gustosi pochi dollari. Bene. Allora, io ho... Ora che abbiamo capito i danni... Un'idea che ci si possa fare, ragazzi. Allora, ora sappiamo che gli si fa di più con karate, che ha due hit. Oddio, secondo me rimane a uno. E non c'è neanche modo di dire, vabbè, la prossima volta andrà meglio. No. Perché questo è il min roll. E non possiamo fare più di così. Charmander. Livello 14. Cioè, volevo dire Xellina. Guardate. Ragazzi, abbiamo bisogno di un livellino 1-1-1-1-1 su Mankey. Abbiamo bisogno di un livellino su Mankey. C'è
ce la facciamo, ce la facciamo. Sì, forse dobbiamo catturare dei Pokémon. Da mettere avanti. Cioè, ci possano far comodo. Sicuramente più avanti. No, capito, cioè, non possiamo neanche contare su... Dice, vabbè, però magari burniamo, crittiamo... No, ragazzi, noi non si può. Il mio analista. Mi ha consigliato questa roba. Ecco, ora ci varia il danno su Geodude. Io ora ho un'idea. Ora, ragazzi, ho un'idea. Ah, giusto, aggiorna le morti. Hai ragione. Tre. Beh, però tre morti sole nella prima puntata non mi sembra male. Sì, Gianlu, li abbiamo esauriti tutti. Noi ora si mette Charmander. Sicura Mankey si sacrifica Charmander. Salutiamo Xellina. Ciao Xellina. Mi droppa la speed, Maurone. Più veloce. Grande Mankey. E anche a livello 14, sai! Reo del mondo! Sai cosa ti dico, Onix? Ippa, 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 ippa! Siuski? Ippa, 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 ippa! Siuski? Ippa, ippa, ippa! Scusate, a 32 anni mi accanisco con un'intelligenza artificiale. Ora ci dà Rock Tomb, che per noi è molto ingiocabile. Perché non accetto da curarsi, quindi ditelo, Bobis. Allora, ragazzi, non era scontato. Prova a pensare a Misty adesso, vediamo se rimane così allegro. No, infatti Misty non... Cioè, che cazzo si fa a Misty noi, ragazzi? Come la battiamo, Misty, noi? Prendi Pikachu. A trovarlo. No, abbiamo bisogno degli Erba. Abbiamo bisogno di Oddish. Abbiamo bisogno di Oddish. Perché comunque Pikachu non lo possiamo evolvere perché serve la pietra. E loro saranno così gentili da crittarlo sempre. E quindi Pikachu reggerà quanto da Natale a Santo Stefano. Angeleo, per quanto riguarda le battaglie. Starmie di Misty non ha psichico, no, no, no. Quindi con le scarpe da corsa puoi anche inciamparti. Esatto. Esatto. Beh. Idropulsa ti confonde sempre. Sì, e noi ci colpiamo sempre. No, raga, è un
bordello. Ma perché io mi sono infrattato a fare una roba del genere? Non stavo meglio a resettare di un timo un gioino che c'aveva dei Pokémon randomizzati con delle mosse che non possono apprendere, non mi sbattevi il cazzo? Eh? Non era più bellino? Un gioco del Kaizo? No? No. Non era più bellino. Allora. Io ho un po', come dire, di timore. Andare verso la signorina. Va bene, va bene, va bene, PG. È al 9, ma... Lo burna... No. Va bene. Va bene. Ciao, Morritz, grandissimo! Esatto, Morritz, ma per quello la vogliamo portare. Cazzo, io non ho visto chi mi manda, ma rimango con lui. Vabbè, PG. Mezza mi ha mandato Misty che ha 18 Starmie, un Water Pulse, Starmie, Stario e Starmie con Water Pulse, e infatti ci confonderà sempre, io non so. Bon, ora posiamo Mankey che ci sarà inutile. Ma io lo tengo per ora, nel senso. In quale anno vuoi finirla la serie? Ragazzi, io vi ci metterei... Io vi metto il battito cardiaco, dopo. È che io avrei bisogno di catturare velocemente Oddish, perché lo devo livellare. Tipo prima di subito. Ciao, dottore! Siamo vicini al Charmeleon, che è fondamentale evolversivi. Oddish si trova solo sopra Celestopoli, sì. Ma quindi Giovanni userà Abisso 100%? Sì, zappo. Oddish lo prendi dopo il ponte, quindi dopo il rivale prendi Nidoran e poi lo scambi. Maurone non dice male. Ma in che senso, Maurone? Cioè, se io vado a prendere Nidoran... Vediamo se troviamo anche Pikachu, già che ci siamo. E recuperiamo anche gli oggetti che Necrozma prima. E ha ragione anche Gianlu. Scambiare è una buona idea, livellano prima. È vero, ragazzi. Cazzo, vedete perché mi dovete dare una mano? Livelli Nidoran e c'è un bot che te lo scambia per Oddish. E dove? Nel sottopasso che si porta... Ah, nel sottopasso che porta Arancioli. Avevo rimosso questa cosa. Io sono un profondo conoscitore di rosso e blu, ma devo... Perché chiaramente li ho giocati e voi non avete idea quante volte. E infatti penso che l'abbiate anche visto nella randomizer. Ma questa cosa non la sapevo, ammetto. Gianlu, questa serie non te la devi perdere, eh. Tu
è alle 18, è alle 18. Ora non facciamo sempre questa, tipo domani facciamo Battlespot perché io ho voglia di giocare competitivo. Però poi chiaramente la riportiamo. Vediamo se già questa settimana. Però dice Cassi, se non sbaglio bisogna battere i misti prima di uscire da Azzurro. Ecco, questo. Oh raga, però ecco, su questo mi raccomando, misti è skippabile. Ok, io vi dico, se venisse fuori anche un Pikachu, se fare anche un Pikachu non disdegnerei. Potremmo avere un ulteriore rinforzino, ma nel mentre godiamoci l'evoluzione. Charmander si evolve in Charmeleon, la nostra Xellina. Sembra ieri, ragazzi, che la portavo per mano alla scuola elementare della prima PTC. E oggi invece è un caster dei mondiali, ragazzi. No, Sharpblade. Vabbè, tanto i Rocket li battiamo, Cassi. Ora dobbiamo procurarci Nidoran. Nidoran femmina o Nidoran patatina o Nidoran pistolino? Quale vuole? Anche qui io do una feroce accelerata, quindi... Quanti che culo, non l'avevo vista era partita questa. Allora, ti rimetto da capo, ma che dici? Ti rimetto da capo. Pam 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 parara. Mario. Maurone, io non riesco a gestire troppe robe, ho delle difficoltà proprio di roba sullo schermo. Avete visto nella mia ultima post su Instagram lo schermo che è grosso ma non basta. Nidoran non si trova qui. Allora, invece di scriverlo su Telegram, lo puoi scrivere in chat? E magari lo leggo, Maurone? Ma sei un ganzo, eh? E dove lo trovo? Io l'ho sempre trovato lì. In privato ti ha scritto anche una bestemmia. Sì, è probabile. Ah, ma il famoso NPC scambia Nidoran maschio e Nidoran femmina. Brutti, brutti luridi. Raga, io se volete provo a battere il rivale, ma vedrete che è probabile che non finisca bene. Ma noi ci proviamo. Per il content. Per il content! Sentite il mix? C'è il rivale. È che io non glielo batto.
quel catafalco di Squirtle. Ci si prova, ma oh, glielo batto invece. Menchi picchi, eh. È stato anche facile, ragazzi. Bene, caro Rengino. L'Arrengino. È arrivato l'Arrengino. È arrivato l'Arrengino. Critta sempre. Non missa le mosse. Prende solo effetti aggiuntivi. È arrivato l'Arrengino. Allora, il buon Maurone ha detto che si prende dopo Plumbeopoli. E noi si va dopo Plumbeopoli. Ma anche i ragazzi non ha... Ma anche non ha uguali nella storia del competitivo Pokémon. Conviene cercare Pika? No, Pika non è risolutivo, ragazzi. Bravi, raga, create clip, perché poi io questa serie la voglio rieditare e mettere sul canale principale. E chiaramente le vostre clip mi aiutano. Ciao Nie, ciao Fuscone. Raga, però io non lo troviamo mai sto cazzo di Pikachu. Via, proviamo. Avete ragione, Pikachu può far comodo. Via, investiamo 5 minuti per Pikachu. Vediamo se lo troviamo. Oh, 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 subito. Godo fortissimo. Il problema è che io ora come... Cioè, io come lo tocco... Ragazzi, abbiamo un problema. Questo è un piccolo problema. Avresti dovuto prima indebolirlo. Grazie, Peppone. Il problema è che lo indebolisco del 400% di braciere. Muore da tutte le mosse che gli faccio. Proviamo a catturarlo pieno. A questo punto è l'unico. Per quanto mi viene il dubbio che anche la percentuale di cattura sia intaccata. Di questo non ne sono sicuro. Oddio, ora forse che mi sta calando l'attacco. È che guardate, eh. Bravo.
Dovrei essere a meno 4. Esatto, Gianlu, non possiamo attaccare. Statico, una percentuale. Preso. Grazie, Zhang Sekiro. Grazie dell'abbonamento regalato, Zhang. Io aspetto che mi faccia un altro Growl. Sì, ma fammelo. Nulla, ora ha deciso di ucciderci. E mi fai Growl! Io posso provare a tirarne una, ma... Perché attacco? Perché sto aspettando che lui mi faccia Growl. Ok, invece preso. Ciao, Scottex! Un wiglettoso saluto, Pardo! Aspetto con ansia il Pokémon Tech dedicato a lui. Chissà. Madonna, raga, non vedo l'ora di Scarlet and Violet. Non vedo veramente l'ora di cominciare una nuova stagione competitiva. Nick! Sì, solo perché c'era Fusca l'abbiamo preso. Vai, forza, tiratevi fuori un Nick divertente. Cosa vuol dire la rata turca? Ma che cos'è? Ma cos'è la rata turca? Laida. Madonna, siete cattivissimi. Sarri, così a casissimo. No, potete fare di meglio, ragazzi. Ratatouille, no, troppo... troppo serio. Allora, io avrei un'idea, ma non so se c'entra. Pikachu. Pikachu e Cacciucco. Non c'entra, mi sembra perfetto. È molto livornese come me, il Pikachu. È il Pikachu, cioè è meraviglioso il Pikachu. Ciao Castori! Ma quel coso che è uscito oggi, quella specie di dildo bianco tipo Diglett, tu mi spiega che cazzo è? È un dildo bianco tipo Diglett. Grazie mille Castori, che fai partire anche il Boosting Train. No, Pikachu suona meglio, ragazzi. Pikachu, mi dispiace, è perfetto. Cioè, è perfetto. Natura del nostro Pikachu. Ah, più difesa speciale, meno attacco speciale. Che gusto. Statico, non partirà mai. Però l'ho scelta io di fare io questa rampa, quindi. Nel senso, non ci possiamo lamentare. Direi che qui si fuga ogni dubbio e anche il Caterpie. Sì, in pratica è un Pokémon senza abilità. Né più né meno. Ora andrà anche livellato sto Tegame. Vabbè, in realtà Copigi. Forse è anche fattibile. Le nature saranno sempre brutte? Sì, Elysium. Caleranno sempre una robina che noi non vorremmo vedere calata. E non so se ci avete fatto caso, IV a zero.
Io non lo vorrei dire, ma lui con questo colpo coda, se ora ci critta, ci uccide. Ma lui fa colpo coda, io scommettevo su questa cosa. Se ci tocca si salta per aria mezza, sì. Bravo Pikachucco. Mi date un PG? Grazie. Mamma mia! Ciao Giojova, grazie del raid. Benvenuti ragazzi. Allora, facciamo un recapino. Pokémon rosso fuoco, ma tutto va male. Mi spiego meglio. I Pokémon avversari crittano sempre. Le loro mosse prendono sempre l'effetto aggiuntivo e vanno sempre a segno. Non va ovviamente così per le nostre, che non vedranno mai un crit, che se non hanno 100% di accuracy, se hanno ad esempio 95, falliscono sempre, e che faranno sempre min roll. È chiaro? Inoltre c'è tutta una serie di percentuali proprio sugli effetti degli status. Se siamo paralizzati rimarremo sempre paralizzati, se siamo congelati non ci scongeleremo mai. Che è il motivo per il quale abbiamo deciso di fare questa serie di live, dato che voi sapete io non amo l'Eracrom, perché sostanzialmente sono una nostra live di Battlespot. Maurone, ma mi lasci live train a livello 1? Cioè così, Maurone? Ciao Danni Danno. Ecco, questa è l'uno fratto run blessata, in realtà, Danny. Cioè, è tutto tranne che la run blessata. Io comunque, se penso che è un'ora e 45 e sono in live, ragazzi, sono molto contento perché il tempo vola. Cioè, mi sto divertendo. E non era scontato. Ma infatti, Libo Pocoyo... Un altro poino al volo, poi... se mi trovo a Veliar 5, io guarda, quasi me l'auguro. Si fa meglio che a trovarne due. Ma che mi trova solo Veliar 5 ora? Vabbè, io mi faccio mezza barra dell'esperienza con una robaccia sola. Ciao Andrew! Ma io ti dico, ragazzi! Andrew domanda come stiamo andando. Io... no, non penso ci sia di cui lamenta. Non lo so, ragazzi, che dite? Non lo so, Phoenix, se il roll dei nemici è casuale o meno. Tail Whip. Non ci serve a niente. Lui lo posso battere con Xellina. Mi piglio l'avvelenamento, vedete, no? Poison Sting e avvelena. In quanti tentativi pensi di arrivare alla Lega? Bella domanda. Nemmeno gli effetti aggiuntivi li puoi prendere. Se esigono una percentuale da prendere, no. Ciao Ichi Kenshi, benvenuto. Certo, Eddie, ripresa funziona, sì. Assurge ci bestemmia fortissimo, sì, perché ha sia doppio team, che basta che lo faccio una volta e non attacchi mai. Ho finito. Sia Thunderwave. Infatti Surge dovremmo probabilmente munirci di ditto, ragazzi. Castorri sarebbe una bella notizia. La vera domanda è: pensi davvero di arrivare alla Lega? Ragazzi, non lo so. Probabilmente non so se riusciremo a finirlo prima di Scarlatto e Violetto, ecco, quindi... Però godiamocelo, se vi piace, è una serie diversa, che è una novità assoluta, perché non... me lo sapete, non mi piace scopiazzà, e non ci sono...
Anzi, in passato ho dovuto rinunciare più e più volte magari a delle idee che avevo di live perché mi avevano battuto sul tempo. Quindi, che magari avevo già pronte le grafiche e non le ho fatte, quindi figuriamoci. Una serie nuova, così, cioè, poi è incentrata... È una serie non competitiva, ma incentrata sul competitivo, perché comunque, vedete, noi parlandone di una certa percentuale, io ve la faccio imparare. Quindi, mi piaceva a 360 gradi per tutti questi motivi. Intanto zitti zitti livello 7 per Pikachu, attenzione. Quindi ora mi dovrebbero morire sti figi di merda. Allora facciamo una cosa, quando l'acceleramento è prepotente io metto la playlist, in modo che così non vi... perché è un po' sgradevole talvolta la musica accelerata. Ma almeno ora facciamo presto, perché... No, poi Rosso Fuoco è bello, io sono d'accordo, Rosso Fuoco è meraviglioso, l'ho giocato volentieri con Federic e gli altri per la randomizer, ora lì era tutto randomio. Livello 8, Thunderwave, che ci serve solo esclusivamente per tagliare la velocità e non è male. Ricordiamoci, in questa generazione la velocità veniva tagliata del 75%, quindi un Pokémon che avrebbe avuto 100 di velocità passa 25, non viene dimezzata. E fortunatamente la sua accuracy di tononda è 100, a differenza di 90 adesso nelle generazioni recenti. Questa cosa ci permette sostanzialmente di giocare tononda, che sennò altrimenti saremmo andati a missare sempre. Ecco, vedete, facendo un ragionamento del genere... Noi facciamo una ROM del cazzo, ma almeno facciamo anche un ripassino per chi si fosse appena avvicinato al competitivo, delle percentuali odierne e anche un po' di storia di VGC su quelle che erano le percentuali passate. Io mi accontenterò di un livello 10, vi dico la verità. Dopodiché ci mettiamo a fare gli allenamenti verso est e andiamo verso Monteluna, cari bambini. Siamo già a livello 9, quindi si vola. Chiedi a mezza o Stark, me l'ha propinata lui. Sarebbe figo vedere anche altri streamer andarsi a mettere alla prova, perché magari non la conoscevano così come non la conoscevo io, sai, non tutti hanno mezza come moderatore. E sarebbe veramente bellino, che ne so, vedere Creepy che si mette a giocare. È molto da Creepy questa, secondo me, che lui di competitivo si è sempre interessato. Allora, via. Ciao Drosira, tesoro. Lo abbiamo messo anche in grafica, proprio perché conosco il flow delle live, dove magari uno arriva, non vede che nell'erba trovi Deoxys e quindi può pensare che sia una normale rosso fuocata, però abbiamo messo in grafica. Se leggi, ci sono delle frasi abbastanza eloquenti qua sotto. No, ragazzi, Nuzlocke non è fattibile. Forse non, cioè, il Nuzlocke è proprio matematicamente impossibile. Ci si accontenta del 10 o si fa 11? Facciamo 11. No, ci vuole troppo. Ci si accontenta. Io ci tengo anche molto. Allora, deceleriamo e andiamo. Andiamo dagli allenatori. Ci prendiamo qualche porzioncine. Allora, altre Pokéball. Sì. Perché secondo me bisognerebbe stare sempre con il portafoglio vuoto qui, ragazzi. Matematicamente cosa ti blocca formalmente? Molto semplice, il primo doppio team di turno. Ti fanno doppio team e tu non passi. Non scavalli più l'allenatore. Sì, Tris.
crittano sempre, prendono sempre effetti aggiuntivi. Mezza, me lo fai davvero un comando regole eccetera, perché vedo che l'idea di mettere in grafica la cosa è stata fin quanto ottimistica da parte mia, pensando che le persone potessero leggere prima di domandare, e invece no, impossibile reggere. Ciao Raziel. No, ma Trace, tranquillo, non sei il primo, magari è troppo piccolo, ci sta, però insomma non potevo neanche scriverlo così, però quick attack morti, comunque quick attack crit morto Pikachu. No, ma il command ci vuole, raga, il command ci vuole, cioè, non... command è fondamentale. No, Rick, infatti piano piano Rick, calm. Grande Bronzodia, il nostro simpaticone. Ci hanno seccato brutalmente Pikachu, Allora facciamo così, gli diamo Charmander e usciamo Pikachu. Cioè, non mi aspettavo che ci crittasse... Allora sì, che ci crittasse sì. Non mi aspettavo che il crit... Questo divano è un modello di joypad bellissimo, perché è modello ufficiale, cioè o meglio, Ori licenziato dalla ufficiale di GameCube. SB, semitrasparente sotto, bellissimo. Me l'ha regalato Toon anni fa e io lo porto a ogni torneo, ci gioco tutti i tornei. Ci ho giocato anche i mondiali. È il mio controller da... Ciao Student Runaway! Qui Pikachu deve telare, lui ci farà Poison Sting. No, String Shot, godo. Grazie Mezza. Kakuna. Qui Kakuna mi sa che però ha azione. Vediamo. Quando muoio, Fonta? Quando perdo tutti i Pokémon oppure mi ritrovo dinanzi all'incapacità di poter... vincere, quindi che ne so, avversario fa doppio team e non posso più attaccarlo. Caterpies. Rimango, levo, metto Charmeleon. No, Lopide non è fattibile altrimenti. Noi siamo ormai abituati alle Nuzlocke, regole, challenge. E qui, come dire, le regole sono intrinseche nelle percentuali del gioco. Per cui la difficoltà è quella. E è più che sufficiente. È solo il fatto di avere... tutte quelle robe che Mezza vi ha riassunto nel command. Cioè, non è poco. Ecco perché è una serie molto diversa dalle altre. Sì, Luca Prato, però ancora non le ho. Motivo per il quale dovremo, quando saremo a Zurropoli, acquistare gli strumenti X per la cura, sì. Altrimenti non riusciamo.
No, non l'ho ancora preso Nidoran. Ma hai detto dopo Plumbeopoli? Allora, intanto Pikachu con livello 11. Quick Attack. Sì. Se metti la paralisi a qualcuno con Tarmen, quello resterà mai parrato. Zappo. Hai tutti gli elementi. Io non è che non ti voglio rispondere, ma... muovi gli ingranaggi. Hai tutti gli elementi per risponderti da solo. La percentuale che un Pokémon rimanga paralizzato è una percentuale? Devo avere fortuna per prenderla? Sì o no? Sì. E quindi non la prendo. Quindi non rimangono mai parrati. Rimane solo quel che resta di questa cosa, che è il fatto che siano paralizzati e quindi che abbiano la velocità tagliata. Grazie mille Umbreon, l'ho fatta io la grafica. Perché non è che posso sempre rompere i maroni a Gasp o a tutti. Ormai ho imparato anche a graficare, me la sono fatta da me. Una roba molto minimal, neanche... te non mi convinci, bello mio. Via, via, via. Ok, cioè, ok. È un cazzo di buon danno. Tipo Metal Claw, avete visto? Io ce l'ho. Non la posso usare perché ha 95 d'accura, sì. Quindi mi sarà sempre. Sì, esatto, Necrozma. Vi ricorda che in questa gen non ho visto chi manda. Chi manda, ragazzi, non ho letto. Datemi una mano. Nidoran. Proviamo a far bruciare Brasciere, ciao. Ah, Inel, anche per puro gelo e ghigliottina. Raga, è letteralmente due ore che diciamo le stesse cose. Cioè, ognuno di voi sta in live tipo 4 minuti, entra e riesce, oppure siete duri come le pigne verdi. Noi, per l'amor del cielo, siamo qui a ripeterle perché è un piacere che anche passiate per soli 4 minuti. O che siate duri come delle pigne. Ma passi anche lui, raga. Te, dottore, sei più duro di tutti. Peraltro. Ciao, Mauro Dark. Sì, Marco Pat. Rosso fuoco normale. È una run normalissima. Non ha niente di diverso. Sì, sì. Ah, cazzo, ci hanno crittato! Che culo! Tranquillo, Vin. Raga, io scherzo. Vabbè, se non critta... Cazzo, ci ha ricrittato! Che culo, due volte di fila! Ah! 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 No! Io che volevo farmi una run normale di rosso fuoco e rilassarmi! Senza nessuna difficoltà specifica! Dannazione, che culo! Acciderbolina! Sei un Urshifu o sei uno Spiro, eh? Maledizione, Calvin! Ora così vi disorienta. In questa scena la vediamo sempre. Sì, no, in effetti, ma infatti, ragazzi, cioè, potremmo anche mettere il command regole con scritto è una normale live del fatto. In effetti avete ragione voi. Esatto, Aura Dark. Cerchiamo di esorcizzare la nostra sfida. Le proviamo tutte. Il mio analista ha detto: guarda, c'è questa run qua, provala. E noi ci proviamo. Questo è quello che dice il mio analista.
Poi invece c'è quello che dice LevelUp, che è di andare sul sito di LevelUp e usare il codice sconto Pardini2 per comprare due prodotti e pagarne uno solo fino al 3 ottobre. Questo è quello che dice LevelUp. Punto esclamativo LevelUp 2 per 1. Ma oh, ci si farà a tirare giù sto catafarco? Vai Piacciucco! Già ordinato. Che hai preso, Phoenix? No, scherzi a parte. 2 per 1, raga, se siete interessati o pseudo interessati, fatelo, perché più, se ci pensate matematicamente, è più vantaggioso del 30%. Che comunque è bomba quando c'è, anche che non c'è proprio sempre. Ma il 2 per 1 ovviamente, cioè, grazie. La zona più scura c'è una bacca. Ora andiamo a recuperare. Metapod, bravo. Ma quindi hittano sempre? E stappia per culo? E stappia per culo? Sì, ma si scherza, ragazzi. Cos'ha di diverso questa rispetto a quella normale? Ah, niente, mezza. È un... Perché dovrebbe avere qualcosa di diverso? Hai appena crittato. Non è possibile. È più duri di questo Metapod. Puoi dirlo forte, cazzo. Oranberry. Ragazzi, Necroz, ma ne sa una più del diavolo, eh. Si trova qui in Nidoran, mi sa. Sì, Scofi, il roll. Prendiamo sempre il min roll. Non farci proprio mancare niente. Ma prima battiamo sta tipa. Che se non mi ricordo male, c'ha Clefè. OG. No. Mamma mia, memoria! Puoi dare le bacche? Certo, a Folmaca. No, col danno fisso non si deve fare calcoli. No, no, ma infatti... Raga, è una roba... No, Battle Room. Alla fine no. Via. Se fai metronomo, secondo te che mossa fai? Immagino splash. No, ma davvero? Che bellezza. Clodarcone, ma domanda importante. Ma con metronomo l'avversario pesca sempre super efficace. E sarebbe da fare un test. Jigglypuff, ci serve? Bella pardone, ma è una Nuzlocke. Ricordati Nidoran. Sto cercandolo qui, ma mi viene il dubbio che non si trovi qui. Qualche allenatore del gioco un Pokémon con Sniper. Oh, ma che siamo diventati uno sportello de domandole? Cristi di... E Pardora ti critta. Può essere. Oh, via. Anche così lo secco. Piaciucco. No. No. No, ho sbagliato. Meno male. Non dovrebbe morire. Anche perché min damage, quindi... Godo.
Viva Pikachu. Grazie Gian. Lui non rimane mai parrato, ovviamente. Static, ah no. Ma no! Ovviamente. Dai, ma perché me l'hai killato, cazzo? Maledetto Budiulode. Non morire, Pikachu! Morto. Vado, bastava che le bolle. Non lo so, Andy, non lo so. Non lo so, Rick. Ora lo ritroviamo, ragazzi. Fra un'ora e un quarto lo ritroviamo. Fra un'oretta e mezzo, ritroviamo. Siamo subito davanti Pikachu 8. Ho più attacco e special attack, ok, però quella meno male era stab, l'altra no. Ho pensato che potesse. Qui Thunder per 100% cura. Sì, perché in questa gen, riecco, è stato abbassato solo dopo, raga. È una novità di questa gen, Thunder Wave. Marco Nirli Mirko apprezza la nostra inventiva e vada ad abbonarsi con il Prime. Grazie mille, Marco. Io avevo detto che volevo tanti nuovi abbonati e abbiamo avuto solo Marco Nirli Mirko. E per carità, ci va bene. Grazie. Hai ragione, Jin. Pokémon fa schifo. E sai cosa ti dico? A me fa schifo anche la topa. L'ho detto. L'ho detto. Sì. A me fa schifo anche la topa. Sì. Come Pokémon. Sì. Basta, l'ho detto. È sopravvalutata. Ma vuoi mettere una bella sessione di Fortnite? Mamma mia. Vai, va, e lo chiamo Notopa. Proprio perché voglio ribadire il concetto. Sì. Madonna buona, oh. Oh, l'ho detto. Mi sono liberato da un peso, ragazzi. Tratto, torna bene perché mi darà maschio e quindi... Docile. Vabbè, tanto verrai solo allevato per essere poi scambiato. Pare, davanti a sinistra e centro, ci dovrebbe essere una bacca. Ok, ma boss. Ci vado appena... Ma boss. La bacca anticonfusione. Sì, ma non farlo evolvere. Prendi Magikarp. Vabbè, prendiamola per il meme. Ma se l'hanno... No, l'hanno tolto qui? O è lui? È lui. Le volte siamo morti. Ciao, Dirindero. E il Dirindirindero? Ok. Zubat a noi due.
Bullet Seed. Sì, Gary lo spacca, ma voglio vedere come lo allevi. Inoltre, ragazzi, vi ricordo, e ci ricorda Mezza, che tecnicamente in Teenage, in questo gioco dove ti crittano sempre, andando quindi a ignorare quelli che sono i loro mount, non è così. Bullet Z fa sempre due hit. Esatto. Io devo fare man bassa di Zubat, raga. Pensavo di essere un po' più efficace con gli Zubat, devo essere onesto. Oh, mi riesce. Cioè, ma sono già all'8 e un quarto, ragazzi. Io un Geodude lo prenderei. Cazzo pure. Madonna, ragazzi. Sarà un... terrificante. Oh, cazzo. Questo si piglia tutto. No. Pensavo ci facesse molto di più. Boh. Ma infatti ci facciamo Nidoqueen, ragazzi. Meglio di Geodude, dai. È la vecchia Leech Life, è quella che non ha potenza, godo. Calma, calma. È vero, qui faceva vento. Weedle! Non è un problema, Weedle. Non sei un problema, Weedle. Guardini, che cosa consiglio Megusi sul level up? Allora, a me piace molto il Coca-Cola. Spero che anche lui abbia sempre Arden e basta. Shiny Fox. E lo Shiny Dragon. Poi, come si chiama? Quello a limonata, come si chiama? Il limone e lime. Triple Green. Triple Green. Non è male neanche l'ultimo, il Community Edition, che sa di zucchero filato, e che detto così uno potrebbe dire oioi che melassa. Però è un dolcino tenue. Poi ci sono stati gusti che io non ho amato, troppo dolci. Che invece però, per esempio, tipo The Taxella li garbavano, quindi cioè dipende... Community Edition preso è buono. Oh. Sì, col Pardini 2 c'è il 2x1, ragazzi, esatto. Bisogna un po'... Notopa, bisogna un po' allevarlo. Però... Cazzo fo. Rob, purtroppo non possiamo, come dire, probabilmente fare altro che preparare via via un po' la squadra. A seconda delle esigenze. Quindi penso che cambieremo abbastanza poco. Ma magari no. È tutto nuovo per me, ragazzi. No, via. Tu, un'ora ce ne sono 3 di hydration. Ma se conosco i miei chicken... Guarda, il codice Pardini 2 non mi funziona proprio sul level up. Dovrebbe, Tonino. È un 2x1, quindi devi mettere due prodotti. Forse per quello, forse ne hai messo uno. Fammi sapere se non ti funziona, che io riferisco.
Ma le regole sono imposte, c'è qualcosa. A livello di regole sono imposte non c'è niente, perché ha già tutto imposto l'RNG, ragazzi. Concordo, All Might. Ok, livello 7 gratuito, 8 addirittura per Notopa. Attenzione! Che proprio contro la pupa prende la sua esperienza, vedete ragazzi, no? Che lore, che lore! Ma i leggendari li prendi per la run... Ragazzi, forse non avete capito, è impossibile, io devo attingere a tutto quello che posso, altrimenti non si va avanti. Una medaglia l'abbiamo già fatta. Misty sarà difficilissimo. Notopa è già al 9, ragazzi. Vedete? Rinunciare a certe passioni nella vita talvolta ti permette una crescita interiore più veloce. Bravo, busta, abbiamo pensato le stesse cose. Robbe, ho capito, ma le caramelle rare ci sono una, due, se va bene. Il dottore dice già mai, e in effetti io non riesco a dare torto al dottore. Ma non lo scambio in Nidoran? Sì, ma lo scambio con un Nidoran femmina, in modo che sia... una roba che si livella più velocemente. Ma siccome me lo danno dello stesso livello di quello che gli do, ok, funziona esattamente come la rottamazione. Allora, se la colla è quella, Ignel, ti dico che preferisco, mi tengo i miei due nazionali. Ma la prota è che la possono fare 5 volte fila. Tecnicamente sì. No, All Might, ci dissociamo. No, 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 ci dissociamo. Topa, 10. Ma già 10 lo stronzetto, eh. Ma non mi posso ancora... permettere. Maurone, proprio tu che mi banni un'affermazione del genere, non me lo sarei mai aspettato, Maurone. Sei maturato come moderatore. Che mi vai a bannare i commenti contro la prostituzione, Maurone. Io sono orgoglioso di te, ma non me lo sarei mai aspettato. Bravo, Maurone. Ora, Maurone dirà una cosa per rispondere a questa battuta peggio del commento che ha bannato, capito? Appunto, grazie, Maurone. E con questo è tutto. Bene, linea alla regia. Ale, posto. Dice Nidoran, c'ha un braccio destro abnorme. Anzi, Maurone è un valore aggiunto. Allora, lui mi fa 18, quindi in teoria reggo. Perché mi fanno sempre max damage, ovviamente. Quindi... se solo regalassi delle sub ogni tanto. Ma quello che ti devo dire, quello sai, sta alla sensibilità di ognuno devolvere una parte del proprio sudore quotidiano per supportare uno streamer che gioca a Pokémon, capito? Cioè, o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, Maurone non ce l'ha, Maurone non ce l'ha.
Maurone mette da parte per i figli la loro università, il loro college, capito? Non si fa così, Maurone. Non si fa così, Maurone. Tredici? Col Pikachuco? Siuski? Siuski? Ah, l'ho già detto. Vabbè, comunque lì. Nidoran c'ha il braccio abnorme, è vero. Maurone ha il braccino corto. Sono cose risapute, ragazzi. Geodude. Non me ne volere, Magikarp, ma è il momento che tu muoia. Bravo, Magikarp. Beh, sì, Oscar. Assolutamente, con la pala sei fucked. Beh, raga, io rimango. Yato! Grazie del secondo. Grazie del rinnovo, Yato. Solo per l'oppo. Noi, Oscar. Grazie, Iato, grazie veramente. Devo rimanere perché... non ce la faccio a scambiare, cos'hai, se no mi killa. Forse questo è un one hit, addirittura. Gliela vogliamo dare sfuriate per fare soltanto due attacchi? Ma perché? Ah no, ma 80 di precisione. No che non gliela vogliamo dare. Non la vedremo mai comparire in questo gioco. Molto semplice. Moonstone. Stone! Nel revive. Questo ci sarà molto utile. Infatti, Caio, cioè, questa, ragazzi, non l'ho gradita. Questa non l'ho gradita per niente. Sì, in pratica ci tirano crittando sempre con il crit per 2 in questa gen. In pratica ci tirano delle mosse Z.
Andiamo. No script, è rosso fuoco. E noi ridiamo e scherziamo. Ma questo potenziamento potrebbe essere la meccanica di decima generazione. Ricordiamo ai ragazzi cosa succede quando Aerodactyl ha la Lega di France and Power. Casroia. L'Omnibus. No. Impossibile. Allora, Zubattino, facciamocelo con Ciucciù. Ecco, tipo ora noi non attacchiamo mai. Qui noi si va a tirarlo giù. Ciao Prodi! Prod by Jackie, grazie mille, bentornato, grazie mille ragazzi. Lui mi sa che sarà complicatino, eh. Io ho sempre preso Domo, raga. Lui sarà complicatino. Lo straregge. Si è preso Brasciere di Charmeleon così. Salutiamo a Pikachu. No. Spero non abbia minimizza, ragazzi, perché se no la partita è finita. Coughing. Non muore, ma prende un bel po'. Va bene. Guarda, è il miglior regalo che tu mi potessi fare. Lo so, Marco, però li prendo all'isola. Buono, a me non mi può parlare, ragazzi. Non mi può far fulmine. No, sono più veloci. Boni, boni, boni che siamo usciti dal Monte Luna non so come. Ora si apre il capitolo problema misti, eh. Che affronteremo e approfondiremo nella prossima live. Probabilmente venerdì. Completamente inutile dare smoke screen. Non useremo né l'uno né l'altro, ragazzi. E quindi Domo Fossile. Perché? Perché Kabutops è bello.
Vedi? Questi mi danno mega pugno. Percentuale d'accuracy di mega pugno? Sai, non me la ricordo. Ah, mega calcio non la prendo, c'ha 70. Mi ricordo sia 100 mega pugno. Non 100. Posto. Grazie, è quello che mi volevo. Che volevo sapere, grazie. 85, grazie, posto. Arrivederci, stavo bello, eh. Arrar. Signori, siamo giunti in quel di Cerulean Celestopoli City. Bene. Io mi voglio fermare qui, che è un punto, è una cesura netta per la prima riuscitissima puntata, riuscitissima perché mi sono divertito e perché vedo che anche voi siete stati sempre 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 sul pezzo. La cosa ovviamente mi fa strapiacere. Salviamo. Eh sì, questa è una bella trovata. Questa è una bella trovata di serie. Bravo mezzo, bravo mezzo. Questa ci divertiamo. Anche perché mi sa che da ora in poi diventa veramente hard mode, ma di quelle pesanti pesanti. Noi ci vediamo domani, se volete ancora ritrovarvi in mia compagnia, alle ore 18, sempre qui. Si fa Battle Spot. E poi a questo punto venerdì, dai. Sì, venerdì la rifacciamo. Dai, sì. Mi piace. Signori miei, facciamo un ride. Facciamo un ride. Vediamo se c'è Mara. Allora, io non vi posso dire il perché e per il come. Voi vi dovete fidare di me. Voi non potete sapere il perché e il come, ma poi lo capirete un giorno. Vi mando da Ari. A Groville. Top player! Top player! Pro player! Pro player! Francese. Non sapete perché. Fidatevi del pardo. Una volta tanto. Ragazzoni, grazie mille. Ho passato veramente 2 ore e 40. Fantastico. Nonostante mi abbiano crittato. Vedi che la terapia comincia a funzionare. La terapia comincia a funzionare.